Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo live di Brightnode. Oggi parleremo di argomenti legati alle criptomonete e a blockchain da un punto di vista legale. Questi webinar, come sapete, hanno una cadenza settimanale e ogni volta trattano da un punto di vista diverso quelle che sono tematiche legate alle criptomonete e all'utilizzo della tecnologia blockchain. Oggi in particolare faremo un approfondimento legato a quella che è la situazione in Italia, ma non solo in Italia, perché vedremo anche un punto di vista anche relativo all'Europa, e cercheremo di dare un po' di chiarezza in un settore che dal punto di vista tecnologico è sicuramente complesso, ma dal punto di vista legale non è da meno. Per cui ho invitato a partecipare qui con me tre dei maggiori esperti italiani in ambito legal, che hanno tra l'altro delle esperienze specifiche questa industria, quella della blockchain, e che quindi hanno già anche un consolidato, diciamo, background di casi che hanno seguito. Partirei prima di tutto da Massimo Simbula. Massimo, tu tra l'altro sei un vero e proprio pioniere perché hai iniziato a occuparti di questo argomento, mi sembra di ricordare, già parecchi anni addietro. Come hai iniziato a occuparti di Bitcoin e di blockchain? Qual è stata la molla che ti ha attratto verso questo argomento e quando è stato soprattutto? Ma intanto siamo in buona compagnia qui tra early adopters, mi sembra. Ma io provengo da un mondo di multinazionali, diciamo, di grandi studi legali che hanno assistito a grandi multinazionali, in particolare privatizzazioni di aziende di Stato nell'ambito delle telecomunicazioni, operazioni, marchi, brevetti e quant'altro. Quindi proprietà industriale è una conoscenza, una competenza legata soprattutto a delle grandi aziende. Sono passato al mondo delle start-up intorno al 2010, quindi dopo oltre 12 anni di esperienza nel mondo delle grandi aziende, mi sono reso conto che le start-up innovative in Italia, diciamo coniate dal DL 179-2012, ma all'estero già esistenti da diverso tempo senza che nessuna legge le in qualche modo sdoganasse, avevano una caratteristica fondamentale, cioè erano delle multinazionalità scalabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che avevano una forte vocazione innovativa, piccole, molto duttili, crescevano velocemente, ma si affacciavano al mondo, parlavano con tutto il mondo e quindi avevano delle problematiche legali non troppo diverse da quelle delle grandi multinazionali. Grazie alla contaminazione che si è venuta a creare lavorando nel mondo delle startup, che è legato poi a incubatori certificati o non, a fondi di investimento nel settore delle startup innovative, si è creato un ecosistema molto molto interessante, divertente, in particolare negli acceleratori, dove c'era la possibilità di incontrare persone come te, Francesco, o anche altri che avessero competenze completamente diverse, quindi una asimmetria informativa che veniva in qualche modo colmata. La passione per Bitcoin è iniziata quasi subito, in realtà, quando sono uscito da una grossa azienda di un gruppo, diciamo, della moda. E mi ricordo all'epoca un ragazzo, era il 2011, mi disse: "Guarda, investi tutta la tua liquidazione in Bitcoin." E io gli dissi: "Ma guarda, non ci penso neanche, forse fu un errore." Però da quell'errore nacquero poi delle cose molto interessanti, cioè appunto nell'ambito vivendo all'interno di un acceleratore conobbi delle persone che avevano una grande competenza in ambito innovativo e mi dissero: "Guarda, c'è la possibilità di, insomma, cioè questa moneta nuova elettronica, ti interessa o non ti interessa?" Iniziai a studiarla. E mi confrontai inizialmente con alcuni professionisti in Italia, veramente eravamo in pochi. Marco e Raffaele sicuramente sono anche loro tra i primi. E fu molto, molto interessante e stimolante, soprattutto dal punto di vista professionale, perché per la prima volta, professionisti come noi si trovavano di fronte a un vero e proprio asset digitale, cioè un bene che poteva essere trasferito da una persona ad un'altra, da un soggetto ad un altro, in via definitiva. E questo chiaramente aveva delle implicazioni, soprattutto nel mondo della finanza. Grazie. Raffaele, tu invece come ti sei avvicinato a questo argomento? Perché una cosa che va detta è che effettivamente in Italia due delle categorie che hanno studiato meglio questo tipo di argomento sono proprio quella, a parte dei tecnici, anche quella dei legali, che comunque in altri paesi, diciamo, possono essere anche meno interessati a dover approfondire un tema di questo tipo. Tu come hai iniziato? Qual è stato il tuo start? Ma quello che a me piace della blockchain è la
l'enorme numero di sfaccettature che la blockchain ha, perché io, differentemente da Massimo, che è arrivato alla blockchain dalle criptovalute, ci sono arrivato dagli smart contract. Avevo studiato il fenomeno smart contract diversi anni fa al master in IT law, e poi, continuando a fare approfondimenti 4 anni fa, vedo che era tornato in auge il fenomeno smart contract legato alla tecnologia blockchain. E quindi da lì, approfondendo il tema smart contract sulla blockchain, quindi decentralized smart contract, sono poi passato ad approfondire i temi della blockchain, inclusa la parte di criptovalute. Quindi ho fatto un percorso diverso rispetto a quello di Massimo. Ed eccoci qui, quindi grazie ancora per l'invito a questo webinar, Francesco. Grazie a te, grazie a te. Marco, invece, qual è stata per te la molla scatenante? Cioè, io penso che chi se ne è occupato dall'inizio ha anche avuto in qualche modo una fascinazione per questa tecnologia. Qual è stato per te il momento scatenante? Assolutamente, assolutamente. Io ho un background di informatica giuridica, quindi fin da studente mi sono appassionato a temi che collegavano il diritto alla tecnologia, anche per via del fatto che mi è sempre piaciuto mettere le mani direttamente sulla tecnologia. Ho un background di diritto penale, quindi nasco come avvocato penalista. All'interno, parecchi anni fa, all'interno di un grosso studio in cui lavoravo nel Dipartimento di diritto penale, mi si presenta uno dei più grandi guru di Bitcoin italiano, dell'epoca e anche attuale, senza fare nomi, per un progetto che aveva in essere di una startup. All'epoca io avevo già sentito di Bitcoin per il collegamento con il Learn Dollar e Second Life, su cui avevo passato parte della tarda adolescenza, e quindi, parlando, mi appassiono. Cosa accade, per farla breve, che decido di investire qualcosa, di acquistare un po' di Bitcoin, e rimango incastrato nelle procedure dell'epoca di anti-money laundering di MTGOX. Quindi mando i documenti, ma ci voleva tempo prima dell'accettazione. Nel frattempo c'è il crash di MTGOX, quindi non acquisto Bitcoin a quella cifra, mi godo tutto quello, i mesi che succedono, mi appassiono un po' anche alla tecnologia, vado finalmente a leggere il white paper, e quindi poi entro dopo. Però questo è stato il mio primo appuntamento con Bitcoin. Da questo ne discerne che poi mi sono sempre occupato di diritti collegati di questioni collegate al diritto penale, all'antiriciclaggio e quindi alla compliance. In realtà l'altra parte, l'altra anima che ho di appassionato di security e di data protection, fa sì che poi mi sia interrogato su tutta la parte privacy, le collisioni col GDPR e via dicendo. Però quello più che la criptovalute penso che attenga alla blockchain, più in generale alla tecnologia registri distribuiti. Ecco, hai citato alcuni dei temi caldi, in particolare la privacy è uno di quegli aspetti piuttosto delicati. Farei però prima un passo indietro, perché quando è che veramente secondo voi, Massimo, quando è che secondo te veramente in Italia si è presa sul serio la tecnologia blockchain? Perché sappiamo che l'anno scorso già attraverso una prima legge e poi quest'anno la Consob, però quando è che secondo te a livello istituzionale si è iniziato a porre più seriamente in considerazione l'utilizzo di questa tecnologia e di quelle che sono le sue conseguenze legate sia all'uso monetario ma anche ad altre applicazioni come possono essere la notarizzazione, quindi la certificazione di documenti? Ecco, voi avete anche visto a livello di sviluppo istituzionale un cambiamento di interesse come l'hanno vissuto altri paesi. Io cito sempre il caso della Svizzera, che è stato un paese illuminato, che è partito prima di altri, che ha costituito una comunità di aziende molto forte, e oggi in Europa diciamo che la Svizzera è forse il paese più avanzato nell'uso della tecnologia blockchain. Però ci sono anche altri paesi europei, per esempio Malta, l'Estonia, ma vediamo anche la stessa Italia. Qual è la tua impressione sulla situazione in generale, Massimo? Ma guarda, ci sono due layer, cioè il mondo di sopra e il mondo di sotto, no? Come diceva qualche scrittore. Il mondo di sotto è fatto quello di tantissimi bravissimi sviluppatori, ci sono dei forum incredibili, chat su GitHub, su Facebook, su LinkedIn,
dove veramente si leggono delle competenze notevoli e delle chat di Telegram e quant'altro, dove ci sono scambi di informazione che però non hanno poi un gateway, diciamo. Il gateway qual è? È quello del mondo di sopra. Il mondo di sopra è fatto di un mondo di politiche, di istituzioni che ragiona in modo vecchio. Noi siamo un paese di vecchi, questo è da dire come mentalità. In realtà però ci sono tantissime competenze sotto. Queste competenze non riescono ad emergere per una serie di motivi che, diciamo, è complesso andare a riassumere. Quello che posso dire è che sicuramente in Italia c'è stata una crescita di attenzione al fenomeno quando è esplosa banalmente la crescita di Bitcoin. Cioè a dicembre 2017 Bitcoin è arrivata a 17.000 euro, improvvisamente tutti parlavano di Bitcoin. E allora noi vediamo professori universitari che si occupavano di informatica giuridica o esperti in nuove tecnologie che non conoscevano minimamente la questione, che improvvisamente dicono: attenzione, ma cos'è sta roba qua? E quindi incominciava piano piano passaparola ad arrivare anche ai piani alti. E così è successo, il che non è un male. Cioè il fatto che ci sia dietro un fenomeno, un hype e uno storytelling non è un male, perché io penso per esempio a quello che è accaduto in Sardegna con Tiscali. Anche Tiscali è nata un po' da uno storytelling, cioè si raccontava un qualcosa che ancora in realtà non c'era, però grazie a questo storytelling in qualche modo, diciamo, quell'iniziativa ha avuto, anche se con alterne vicende, il suo successo. Il discorso che facevi tu sulla Svizzera è molto interessante. Io iniziai, vabbè, a parte che ho iniziato a fare le prime diffide legali, mi ricordo le società di mining, di cloud mining, nel 2015, dove si andava a contestare il tempo entro il quale il cloud mining doveva partire, e lì c'era tutto il calcolo di complessità. Quindi mi ricordo anche la complessità di scrivere queste diffide legali, dove si facevano tutti i calcoli matematici per dire: guarda che dovevi partire il 1° marzo, sei partito 3 mesi dopo, la complessità è maggiore, i mining che io ottengo sono minori rispetto a quelli che avevo preventivato. C'erano riflessi legali incredibili, però l'esperienza più bella, e poi mi taccio, è stata quella come mentor in Svizzera, a Zurigo, presso un incubatore e un acceleratore di startup dedicate alla blockchain, dove ho vissuto un'esperienza incredibile, perché c'erano persone di primissimo livello che lavoravano a progetti e iniziative eccezionali, e gli eventi, diciamo, collegati erano molto spesso sponsorizzati da UBI Bank o da altre grandi istituzioni finanziarie, mentre in Italia, al contrario, stiamo parlando insomma di ormai di 4 anni fa, mentre in Italia ancora oggi notiamo una sostanziale resistenza da molte istituzioni finanziarie e istituti di pagamento verso questo tipo di tecnologia. Credo, ma qui poi apro un capitolo è veramente molto più ampio, che ci siano delle resistenze che si sono in qualche modo anche manifestate con l'ultimo parere della Consob del gennaio, pubblicato il 2 gennaio del 2020, ma in realtà non sono io a dirlo, è la Commissione Europea che nell'ultimo parere pubblicato, il rapporto pubblicato a dicembre del 2019, ha detto: attenzione, perché ci sono delle grandissime resistenze e delle frizioni tra i vari paesi europei che non consentono di far evolvere quello che noi chiamiamo fintech, cioè la tecnologia applicata alla finanza. E cosa c'è di più di fintech che non naturalmente le criptovalute? Sì, Raffaele, per quanto riguarda gli smart contract, per esempio, oppure anche l'utilizzo di oracoli legati alla blockchain, entrando quindi un po' più nel vivo delle varie tematiche che poi vanno viste dal punto di vista legale, qual è la tua lettura? Se in questo momento un'azienda dovesse decidere di utilizzare uno smart contract in Italia, un'azienda italiana decise di realizzare uno smart contract e quindi fa un'operazione non necessariamente monetaria, ma per esempio vende un bene, un servizio, e lo fa attraverso uno smart contract, che tipo di validità ha questa operazione attualmente? Ottima domanda, non facilissima. Diciamo che partiamo dal presupposto che lo smart contract è un software, automatizza dei comportamenti, delle azioni, sulla base della logica computazionale, se evento allora conseguenza. E tutto ciò è vero nel mondo informatico, può avere riflessi nel mondo reale. Abbiamo un tema di capire qual è la validità giuridica di tutto questo. Noi abbiamo una normativa che è stata introdotta lo scorso anno, è l'articolo 8-ter del decreto semplificazioni, che introduce a livello normativo la definizione di smart contract. È stato un tentativo sicuramente interessante, che presenta una difficoltà, e cioè che demanda all'AGID delle linee guida tecniche per poter sfruttare a pieno questa nuova norma.
Quindi il messaggio che mi sento di dare è che si possono utilizzare assolutamente gli smart contract per gestire delle attività non di natura prettamente monetaria, per gestire dei rapporti contrattuali. Molto probabilmente lo smart contract va utilizzato come strumento per automatizzare alcune clausole di contratti tradizionali. Possono essere usate tranquillamente, possono avere anche dei benefici di efficienza effettivi. L'idea di utilizzare uno smart contract come sostitutivo di un contratto forse ancora prematuro, anche alla luce del fatto che la normativa italiana sugli smart contract demanda all'Agid queste linee guida che ancora oggi non ci sono, probabilmente perché non è così facile poter emanare delle linee guida su una questione così, così nuova. Tuttavia, veramente questo lo voglio sottolineare tre volte, si possono usare con le dovute attenzioni, con la dovuta pareristica legale a supporto, ma sì, si possono usare, penso che possano efficientare molti processi industriali e commerciali. Bene, tra l'altro questa famosa attesa delle linee guida dell'Agid, delle specifiche tecniche, dura ormai da parecchio tempo e ci auguriamo tutti che venga pubblicata il prima possibile, perché sicuramente aiuterà le imprese ad avere una maggiore chiarezza. Sicuramente è difficile per loro capire quali possono essere queste specifiche, per distinguere, diciamo, le blockchain buone da quelle farlocche, detta in maniera molto banale. Però è anche vero che questa attesa così lunga penalizza l'Italia rispetto ad altri paesi che, anche se magari in maniera un po' scomposta, sono partiti prima e hanno dato delle indicazioni che poi magari non sono le migliori, però sono indicazioni che hanno aiutato le imprese a localizzarsi in quei paesi. Quindi questo sicuramente penso che sarà necessario che l'Italia dia un po' un'accelerata, non solo per quanto riguarda l'Agid, ma anche per quanto riguarda il regolamento Consob per le criptoattività, che poi vedremo di approfondire. Però volevo chiedere invece a Marco, che prima ha citato la questione privacy, si è parlato in passato, anche non recentemente, della famosa discussione se la blockchain violasse la privacy, che è una discussione che secondo me è una questione mal posta, però effettivamente molti si sono chiesti, ma usare queste blockchain aperte piuttosto che una blockchain privata va a violare la privacy? Che tipo di privacy? Quali dati si possono esporre, quali no? Qual è la tua opinione, il tuo parere su questo? Ma il mio parere è che ormai mi sono quasi annoiato di questo argomento, perché è stato scritto tanto dal punto di vista teorico, e quindi provo a porvelo più da un punto di vista pratico, nel senso che ormai il GDPR è entrato nella vita comune di tutti i giorni, tutti sanno che c'è il diritto all'oblio, il diritto alla cancellazione, poteva venire esperito anche prima del GDPR, però ormai tutti sanno che se scrivono a Google, a Facebook, un'informazione può essere cancellata, quindi hanno trasposto in via teorica questa cosa sul cosa succede nell'OP return di Bitcoin se scrivo un dato, che mi sembra alla fine, in fin dei conti, un'ipotesi molto residuale. E allora la privacy collegata alla blockchain mi appassiona di più nel pratico, nel senso che se prendiamo dal basso ciò che sta accadendo, possiamo andare a prevedere che cosa potrebbe accadere ai nostri dati personali nel giro di anni, no? Io recentemente ho letto di quella ricerca fatta da alcuni tedeschi sul protocollo ENS di Ethereum, il protocollo per il name service, per avere un vanity address, comunque poter registrare uno pseudonimo dell'indirizzo che sia collegato al nome e al cognome. Questi ricercatori sono andati poi a scavare con un po' di analisi sulla blockchain e sono riusciti a costruire informazioni e dati personali dei possessori di quegli indirizzi molto molto approfonditi, nel senso che ad esempio uno sviluppatore che si era comprato un indirizzo molto simile al suo nome era presente a un evento a Singapore in una tal data,
e questi ricercatori ne sono venuti a conoscenza perché hanno visto l'airdrop che era riservato a tutti i partecipanti al tale evento. E quindi ho iniziato a pensare a che cosa potrebbe accadere quando effettivamente tutti noi utilizzeremo questi strumenti, magari pagando con applicazioni sul cellulare e da wallet a wallet. Questo diventa molto più interessante perché ci fa capire che a meno di uno sviluppo repentino di soluzioni di layer che garantiscano un po' di anonimato, è evidente che blockchain pubbliche non rispettano la minimizzazione del trattamento, quindi non è possibile che quei dati li possa vedere soltanto le parti coinvolte o chi vi ha un interesse. Il GDPR dice questo, è evidente che tutto sarà alla mercé di tutti. Non siamo ancora in questa fase perché io non posso conoscere un indirizzo, però ricordiamoci che ci sono dei player che invece lo possono sapere, tutti i virtual asset service provider, quindi gli exchange, coloro i quali fanno partire i CEO, i facilitatori, le banche stesse attraverso le quali noi bonifichiamo valuta fiat, possono poi conoscere, entrare a contatto con le transazioni blockchain. A quel punto la filazione è dietro l'angolo, anche semplicemente dal punto di vista finanziario, quanto sto investendo, su che asset e che cosa mi interessa. Se io oggi investo su un progetto che ha dietro una determinata filosofia, evidentemente sto in qualche modo cedendo a chi conosce il mio wallet anche informazioni su quelle che possono essere miei dati particolari. Quindi questo dovremo vedere come relazionarci con questo fenomeno. Tra l'altro la chain analysis è uno dei settori dove si sta sviluppando di più e dove c'è anche più fatturato, perché ci sono aziende che sviluppano dei software che vanno poi a ricostruire tutto il percorso fatto dalle varie transazioni attraverso i vari address, e poi questi software li stanno iniziando a vendere anche ai governi, alle varie authority. E quindi diciamo che nella blockchain pubblica, così come può essere allo stato attuale quella di Bitcoin, andare a ricostruire tutti gli spostamenti e i movimenti tra questi pseudonimi e le loro transazioni è piuttosto facile ora. Però adesso posso, Francesco? Prego, Massimo, prego. Questo la Bank of International Settlement ha pubblicato un paper molto interessante a fine 2019, proprio su quello che dicevi tu, cioè il tracciamento e l'analisi. Quindi spostiamo il problema regolatorio on-chain, e questo è particolarmente interessante perché l'approccio è non definiamo, cioè non è importante definire o inquadrare una tecnologia, come si diceva prima per quanto riguarda la normativa italiana, ma sfruttare la tecnologia per svolgere attività di indagine e di investigazione. Quindi diciamo anche a livello di autorità internazionali questo è un approccio che si sta iniziando a digerire, tra virgolette. Ecco, tornerei su un altro punto che ho citato prima, ed è quello delle famose criptoattività di cui Consob ha parlato in un rapporto finale che prima citava anche Massimo. Ecco, Massimo, tu cosa ne pensi alla luce di quel rapporto? In quel rapporto si fanno una serie di definizioni e di distinzioni all'interno delle emissioni di token, la vendita dei token. È un altro di quegli ambiti dove la blockchain, soprattutto sugli asset nativamente digitali, può dare grande efficienza. Però non è chiaro al momento se un'azienda dovesse decidere di lanciare un ICO, quindi un'emissione di suoi token a partire dall'Italia, come questa può essere riconosciuta, come può essere interpretata. Cosa pensi tu? Sarebbe rischioso per un'azienda ora come ora lanciare un ICO dall'Italia? Io vi faccio anche domande che sono, diciamo, secondo me devono essere chiare anche per un pubblico non di esperti che magari comunque seguirà e guarderà questo video, quindi sono volutamente anche semplificate. Allora, premesso che un ICO appunto è il lanciare un nuovo asset, diciamo, digitale e raccogliere del denaro affinché il progetto legato a quell'asset possa andare avanti, il problema, il tema qui è la raccolta del denaro. Noi sappiamo che raccogliere del denaro dal pubblico è chiaramente un'attività regolata. È un'attività regolata non solo in Italia, ma è regolata anche a livello comunitario, con una serie di direttive prima e di regolamenti poi. Esiste oggi un'ulteriore normativa, che è quella della PSD2, che regola anche il mondo del fintech,
e l'intero ecosistema finanziario è sovra e super regolamentato. Se voi andate a guardare per esempio il nuovo testo unico bancario, così come riformato dalla PSD2, noterete una serie di articoli che arrivano a numeri spropositati, la granularità degli articoli e le modalità di revisione degli articoli stessi rende molto molto complessa l'analisi anche per dei professionisti esperti della materia. E questo perché succede? Perché nel tempo si sono stratificate una serie di norme tese a regolamentare sempre di più il fenomeno finanziario, anche e soprattutto alla luce di quello che è stato il crollo di Lehman Brothers e delle altre grandi banche. Cioè, cosa è successo? Che dal 2008 in poi c'è stato un lento, anzi neanche tanto lento, sovrapporsi di normative che ha determinato questa complessità e questa burocrazia. Quindi, diciamo, cosa ha fatto la Consob a gennaio? Ha fatto qualcosa che è il suo dovere. La notizia buona è che si è pronunciata sul punto. La notizia forse cattiva, che già un pochino potevamo ipotizzare, che non ha dato una risposta chiara. Quindi non c'è niente di più pericoloso per un'azienda che deve avere delle certezze, deve investire i suoi denari per lanciare un progetto finalizzato a raccogliere del denaro, in non sapere a quale sanzione o a quale conseguenza potrà andare incontro. Noi lo stiamo vedendo in questi giorni con quello che è accaduto con Ton negli Stati Uniti. Chiaramente la SEC ha fatto quello che probabilmente potrebbe fare la Consob in un progetto italiano. Quindi il rischio, diciamo, che c'è in Italia, in realtà c'è anche in altri paesi. Quello che posso dire è che forse si dovrebbe avere un pochino più di coraggio, si dovrebbe avere un approccio un attimino più neutrale, cercare di non assumere un atteggiamento paternalista, perché noi viviamo tendenzialmente in uno stato paternalista, e questo non è solo in Italia ma in tutta Europa. Cosa vuol dire paternalista? Vuol dire che lo Stato ci deve sempre proteggere dalla culla alla tomba, no? E l'attenzione verso la salute, visto che siamo in tempi di coronavirus, l'attenzione verso i rischi finanziari, l'attenzione verso una serie di altre tematiche che effettivamente nel tempo hanno creato danni, ma ci si chiede quanti danni in realtà si stanno creando all'ecosistema imprenditoriale con questa sovraregolamentazione. Allora, ovviamente il mio suggerimento, se posso, il mio piccolo, non è quello certamente di deregolamentare tutto, perché ovviamente si andrebbe all'estremo opposto, ma quello di valutare delle forti azioni di sandbox normativa mirate a favorire in qualche modo, o a creare in qualche modo in vitro quantomeno, dei laboratori di crescita di questi crypto asset. Perché ricordiamoci che la tecnologia è fatta molto spesso, come dicevamo prima, dal mondo di sotto, cioè da quell'insieme di persone che non hanno grandi risorse economiche, che grazie alla loro creatività, al loro genio, spesso non dettato da un cartellino dove vai a lavorare dalle 9 del mattino alle 6 di sera in grandi banche e istituzioni finanziarie, ma fatto dal genio, dalla sregolatezza paradossalmente di queste persone, creano soluzioni disruptive. E chiudo, diciamo, dicendo proprio questo, cioè che l'aspetto, il parere della Consob, ecco, il paper della Consob, intanto giunge in un momento un po' particolare, no? Il 2 gennaio del 2020, noi abbiamo iniziato l'anno e ci siamo trovati questo parere, un po' tutti i professionisti sono rimasti un po' in difficoltà, perché chi era in vacanza, chi voleva pubblicare l'articolo, e poi l'abbiamo letto, abbiamo scoperto che di nuovo si parlava di distinzione di categorie di token, tra token di pagamento, token di investimento e quant'altro, quando io sostengo in maniera forte un altro concetto, cioè quello della mutazione del token. Il token può nascere come un token di pagamento e trasformarsi nel tempo come un altro token, cioè per esempio come uno strumento finanziario. Questo dipende da una combinazione di elementi che sono veramente tanti e difficilmente prevedibili, tra cui l'evoluzione del progetto, ma anche e soprattutto come l'utente medio si rapporta a quel determinato token, come percepisce il valore di quel token, se è un token che serve per finanziare un determinato progetto o perché è un token potenzialmente speculativo. E da lì si apre il tema, per esempio, dei token relativi a progetti nell'ambito del mondo dell'arte, della finanza, della pubblica amministrazione, via dicendo. Tra l'altro la Consob ha lasciato intendere che probabilmente la normativa che prenderanno come esempio è quella per il crowdfunding, e quindi hanno anche già in quel documento descritto quelle che possono essere sommariamente dei requisiti dal punto di vista del soggetto che emette il token, dal punto di vista dell'exchange che lo scambia, dal punto di vista del custodial che custodirà poi quei token. Quindi hanno dato una serie di indicazioni che possono essere anche valide, diciamo, dal punto di vista di chi magari ha visto anche altri paesi come operano, però anche lì resta il fatto che al momento non sono ancora attuabili. Guarda, dal punto di vista operativo.
Ti interrompo per farti un esempio pratico, no? Quando la PSD2 è stata recepita in Italia ed integrata nel testo unico bancario, si è trascinata dietro delle norme applicabili agli istituti di pagamento tradizionali. Oggi noi abbiamo una situazione nella quale dei soggetti che dovrebbero essere ad alto contenuto innovativo, quindi mediamente start-up o soggetti, diciamo, più piccoli di banche, devono essere composti da un consiglio di amministrazione che abbia con persone che abbiano almeno 5 anni di esperienza nel mondo bancario e finanziario, ma soprattutto i soci che hanno il controllo della società, quindi non necessariamente la totalità delle quote, ma anche una quota di maggioranza, gli amministratori e i membri del consiglio del collegio dei revisori, qualora commettono qualche errore nella loro azione di gestione dell'attività, sono soggetti a sanzioni che arrivano fino a 5 milioni di euro. Ora tu dimmi quale startup possa veramente pensare di trovare degli amministratori o dei revisori che sono disposti a svolgere queste attività per non meno di 10.000 euro al mese. Il problema è proprio questo, cioè bisogna andare nella realtà pratica. Se noi imponiamo alle startup che vogliono lanciare una STO o una ICO delle regole che sono tipiche di una banca, cadiamo di nuovo nel solito errore, cioè dovremmo avere delle grandi strutture, per esempio la spin-off di Banca Generali che decide di aprire una società che fa il crowdfunding e che ha tanti soldi, ma che dovrà assumere degli sviluppatori, i quali arriveranno lì, timbreranno il cartellino e si metteranno a sviluppare con un approccio completamente diverso da quello disruptive tipico delle startup. Questo è un punto veramente importante che viene totalmente sottovalutato. Perché? Perché il regolatore ha sempre l'ottica paternalistica, cioè proteggiamo in tutti i modi il consumatore ed evitiamogli qualunque tipo di rischio, ecco, sostanzialmente. Sì, che poi nel rischio si nasconde anche il business, se tutto è fatto secondo correttezza e secondo le regole. Quello di essere troppo paternalisti poi soffoca le opportunità di business. Ecco, però vorrei portare adesso un po' la discussione anche dal punto di vista europeo. Raffaele, secondo te si è parlato più volte della necessità di avere un regolamento europeo che vada ad armonizzare quella che è la situazione nei vari paesi europei, perché vediamo appunto paesi che procedono in un modo, la Francia che ha fatto il suo percorso, la Germania che ha aperto alle banche che possono vendere Bitcoin ai loro clienti, così abbiamo citato già Malta che era partita ancora prima, la stessa Estonia che è un piccolo paese. Però qual è la tua impressione? Pensi che riusciremo a vedere un regolamento europeo? Come pensi che andrà da questo punto di vista? La verità, secondo me, è che le criptovalute in particolare sono un fenomeno che nessuno ha ancora davvero capito. All'interno della medesima giurisdizione ci sono diverse istituzioni e ciascuna esprime una definizione diversa di che cos'è la criptovaluta. Quindi non c'è visione comune neanche all'interno di un medesimo Stato. Magari abbiamo il regolatore bancario che dà una definizione, il regolatore finanziario che dà un'altra definizione, poi abbiamo sentenze che danno una terza definizione ancora. Successo in Italia, in Francia, in Germania. Questo, per ricollegarmi a un discorso che si faceva prima, della disomogeneità che esiste nell'affrontare questo fenomeno. Alcuni paesi hanno cercato di affrontarla più di petto, penso alla Svizzera, a Malta, che è già correttamente menzionato, San Marino, ognuna, come dire, pro e contro del caso. Ed ecco che in questo contesto, dove tra l'altro vorrei precisare proprio per i meno addetti ai lavori che ci stanno seguendo, ciò che ha fatto Consob è una proposta di come poter in futuro regolare il fenomeno, quindi servirà necessariamente un passaggio dal legislatore. Ci tengo a precisare, non è che la Consob abbia dato una qualche forma di interpretazione, un indirizzo al quale ci si possa appoggiare per intraprendere iniziative imprenditoriali legate all'emissione di criptoattività, assolutamente no. Ha proposto come potrebbe con una legge essere gestito questo tipo di fenomeno. Per cui se uno volesse effettuare una ICO in Italia comunque dovrebbe fare riferimento alle decisioni Consob che già ci sono state su altre ICO essenzialmente estere. In tutto questo bailamme
dei singoli stati. Il 19 dicembre del 2019 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica che si è chiusa il 19 marzo su tutto il tema delle criptovalute in qualunque declinazione possiamo immaginare del fenomeno token e degli intermediari, cioè gli exchange. Questa consultazione pubblica dovrebbe essere il preludio per una direttiva, non tanto per un regolamento, per una criptodirettiva. Perché direttiva e non regolamento? La direttiva è quello strumento giuridico che l'Unione Europea utilizza per dire agli stati come normare un certo fenomeno. Quindi serve a rendere omogeneo in tutti gli stati dell'Unione Europea la normativa su un certo fenomeno. Quindi non significa regole uguali parola per parola, ma dei principi, dei principi solitamente minimi che poi i singoli stati possono attuare con propria normativa interna con delle modifiche. Il fenomeno della direttiva è quello che solitamente si usa come primo passo. Poi arriva il regolamento. Il regolamento invece è quello strumento giuridico che ha efficacia immediata in tutti gli stati. È come se fosse una legge dello Stato. Per cui io personalmente sono lieto che l'Unione Europea si sia mossa in questo modo. Ovviamente finché non emergeranno i risultati della consultazione pubblica e un documento riassuntivo da parte della Commissione Europea che possa dare un indirizzo della Commissione Europea, è difficile esprimersi se l'Unione Europea si sta muovendo in modo più o meno favorevole a questa novità che può davvero portare enormi vantaggi, incentivi al mondo del fintech e non solo, ma direi complessivamente tutto il mondo dell'economia e della finanza e dell'imprenditoria, perché potersi finanziare con un'operazione di ICO lanciare un progetto imprenditoriale di tokenizzazione di opere d'arte come menzionava Massimo o tokenizzazione di qualunque altro tipo di bene tangibile o intangibile significa davvero poter innovare, significa davvero poter creare nuove forme di business con nuove prospettive. Per cui l'Unione Europea si sta muovendo in questo senso, è sicuramente la strada giusta, perché senza una visione europea questo fenomeno intrinsecamente tecnologico, essendo tecnologico anche intrinsecamente transnazionale, non può funzionare davvero. Grazie. Beh, allora, questo tema purtroppo viene spesso accomunato anche alla questione delle truffe. Quando si parla di criptomoneta, molte persone purtroppo sono rimaste scottate da progetti che erano in realtà uno scam, una truffa, dove o non esisteva la criptomoneta oppure era stata creata solo esclusivamente per cercare di raccogliere soldi in moneta fiat, in moneta euro, dollari, e poi sparire con il bottino. Però ecco, mi interessava, in base anche alla tua esperienza, Marco, oggi ancora non è così frequente che qualcuno abbia subito magari una truffa o che abbia comunque sia entrato in contatto con qualcuno che gli proponeva su internet una criptomoneta che poi ha acquistato. Quanto pensi che possa essere difficile perseguire chi fa questo tipo di truffe e quali possono essere le risposte che un'autorità riesce a mettere in campo contro una tecnologia che comunque per sua natura è decentralizzata? Molto spesso è difficile risalire alle persone che hanno attivato, creato quella moneta proprio per la natura stessa della tecnologia. Cosa pensi che si possa fare? Cosa pensi che vedremo in futuro? Cioè il problema aumenterà, crescerà, oppure ci sarà più strumenti anche forse anche normativi, per non dire tecnici, che possano un po' mettere sotto controllo questo fenomeno? Ma noi dobbiamo, noi, gli anni
sono passati velocemente, nel senso che immediatamente la tecnologia è diventata di uso quotidiano per tutti. Però dobbiamo ricordarci che le criptovalute seguiranno quello che è stato, secondo me, l'impatto che ha avuto, per esempio, internet o la banda larga sulla nostra società. E questo per dire che il problema non è tanto legato alla criptovaluta o al fatto che coinvolga settori finanziari, è legato soprattutto alla poca conoscenza della tecnologia. Io ricordo, ancora prima di appassionarmi sia al diritto penale che alla tecnologia, la prima volta venni truffato a 16 anni, acquistai su eBay un lettore MP3 da 64 mega dalla Germania, da un'azienda che poi non mi inviò più nulla. Mi sarei potuto probabilmente fermare lì e io non acquisto mai più nulla su internet, perché è un mezzo troppo difficile, ricarica la carta postale di qualcuno, oppure fai addirittura un bonifico bancario online, all'epoca non era così scottato. In realtà mi resi conto subito che si trattava di una truffa, non di una frode informatica. Allo stesso modo, in tantissimi dei soldi di cui si sente parlare oggi, la truffa vera e propria, è più facile accostare questi episodi a una truffa che non a una frode informatica, a un hacking. Quindi probabilmente questo fenomeno andrà scemando con lo sviluppo tecnologico che renderà più facile l'utilizzo di questi strumenti, e con il tempo, nel senso che probabilmente o questi strumenti diventeranno di semplice uso perché saremo abituati, o più semplicemente saranno quelli che non sono abituati a non doverne più fare uso, nel senso che probabilmente moriranno e i giovani sapranno come utilizzare questa tecnologia. Sicuramente il fatto che coinvolga, così come l'internet, lo ubiqui sulla faccia della terra e che interponga dei layer di anonimizzazione fra gli utenti della rete rende molto difficile l'attività che si dice follow the money, quindi segui il denaro per arrivare ai proventi poi di un reato. Però quello di cui forse oggi mi preoccuperei è più della tenuta del sistema. Non sono tanto le microtruffe o i ponzi o gli scam che preoccupano, sono innanzitutto, ad esempio, i bug negli smart contract di finanza decentralizzata che permettono l'hacking di milioni di dollari in una sola volta, sfruttando peraltro il codice del smart contract, quindi ponendo anche dei dubbi a livello teorico se quello sia un'azione dolosa o da ricomprendere all'interno dell'alveo di ciò che io posso fare interagendo con uno smart contract. Andiamo poi alla filosofia stessa del diritto. Quindi questi sono i temi che ci vedranno probabilmente coinvolti in futuro. È evidente che negli ultimi anni abbiamo assistito anche a una serie di truffe tradizionali, soprattutto finanziarie. Da questo punto di vista è importante che la Consob, oltre a proporre delle normative, come sta facendo, o a guardare quello che succede, a mio modesto parere dovrebbe intervenire molto violentemente su tutte quelle truffe legalizzate, o meglio, che risiedono in quell'area grigia degli investimenti finanziari, che sfruttano Bitcoin o le criptovalute per in realtà proporre schemi tradizionali di investimento, schemi Ponzi, perché poi sono quelle che hanno portato via più fondi agli investitori. Cioè, se andiamo a vedere, non è tanto colui il quale ha creato la shitcoin ed è arrivato a guadagnare qualche satoshi dagli utenti della rete. Quello che ha guadagnato davvero tanto è coloro i quali hanno sfruttato le criptovalute per poi andare a proporre degli investimenti finanziari che non sarebbero stati licenziati da Consob, o delle raccolte di capitale che non sarebbero mai state permesse dalle autorità di settore. Ecco, Marco, quello che dicevi mi ha fatto tornare in mente un famoso caso, quello di The DAO, di cui in passato abbiamo discusso con Massimo, cioè il famoso caso dove the code is law, per cui quando ci fu il primo esperimento su Ethereum di creazione di un'organizzazione autonoma decentralizzata e nessuno si accorse che c'era un bug, diciamo comunque un errore rispetto alle previsioni
in quel codice, e però un attaccante riuscì a sfruttare quella vulnerabilità non prevista del codice di quel DAO, del primo DAO che è stato nel 2016, e di fatto riuscì poi a prendere il controllo di una somma ingente, portando alla creazione del famoso fork di Ethereum Classic. Massimo, la domanda, perché so che poi tu anche sugli aspetti, diciamo, sia dal punto di vista tuo come legale, ma anche dal punto di vista, diciamo, della filosofia che c'è un po' dietro la decentralizzazione e come è nata la blockchain, cosa pensi di questo tipo di casi? Ovvero, se un domani un'altra azienda o un individuo dovessero lanciare un'altra DAO e ci fosse lo stesso problema e le persone perdessero il proprio denaro, è giusto che in qualche modo ci sia un intervento del legislatore, di alcuni strumenti di tutela, oppure è fisiologico a questo tipo di tecnologia? Ma allora, è una domanda bellissima che richiederebbe veramente altri 4 webinar. Io parto, diciamo, dalla fine. The Code is Law è una vulgata, diciamo, che va molto di moda, soprattutto nel mondo dell'informatica, per dire: guardate che ormai il diritto non esiste più, esiste solo il codice informatico, su quello dobbiamo basarci. D'altra parte, lo smart contract non è un contratto vero e proprio, ma è in sostanza un codice informatico, quindi nulla può in teoria il giurista. In realtà è sempre la verità sta nel mezzo, cioè è molto importante invece che l'uomo, attraverso anche il diritto, intervenga per definire un perimetro operativo di questi codici, perché altrimenti si potrebbe ipotizzare veramente un mondo distopico dove la dittatura è dettata da dei codici che potrebbero, tra l'altro, essere in qualche modo bucati. Cosa è successo con The DAO? Lì è stata mandata in loop un'operazione che ha sifonato letteralmente la rete, creando, diciamo, una perdita all'epoca di circa 56 milioni di dollari, che poi nel tempo sono anche cresciuti, essendo cresciuto poi la valutazione. E ci si è trovati un dilemma gravissimo perché? Perché da una parte l'attaccante era chiaramente assistito da un legale, in quanto la comunicazione che era stata fatta, il famoso di attacker, ha fatto una serie di citazioni, di riferimenti, che erano chiaramente riferibili alla legge. Ha citato le condizioni generali presenti su GitHub, i riferimenti che erano all'interno della rete stessa di DAO, e via dicendo. Quello che ne è emerso è che da questo errore, diciamo, da questo attacco, sicuramente è migliorato il sistema. Perché? Perché intanto normativamente non era regolamentata in modo ordinato la situazione. In secondo luogo, perché è vero che già oggi esistono degli appigli nel diritto tradizionale, per esempio in ambito fiscale, qual è la distinzione tra evasione ed elusione, no? E lì si parla di abuso del diritto, e chiaramente l'utilizzo di abuso del diritto anche in queste situazioni potrebbe essere assolutamente valutabile. Il tema, tra l'altro, l'ho vissuto personalmente, perché andando proprio all'esempio che dicevo prima della Svizzera, conobbi nell'estate del 2016, quindi in pieno dramma fork e attacco a The DAO, conobbi Fabian Vogestelle, che era uno dei, diciamo, dei guardian della rete The DAO, e tra l'altro era appunto colui che ha sostanzialmente creato il protocollo su cui si basano tutte le ICO, cioè l'ERC, diciamo, utilizzato come protocollo di riferimento per questo tipo di operazioni. E lui era molto preoccupato perché effettivamente la rete non poteva assumere una posizione, in quanto una delle forze principali di Ethereum era l'assenza di una rappresentanza. Immaginiamoci quindi un'azione legale rivolta nei confronti dell'attaccante una volta individuato, dove c'è un rappresentante legale in giudizio che si presenta con la manina e dice: io sono il rappresentante legale di The DAO. Quindi improvvisamente quel grande vantaggio che c'è nelle reti decentralizzate, nell'assenza di un rappresentante legale, di una sede legale e quant'altro, finisce. E il giorno dopo, il tempo giorno 1, sarebbe successo che si sarebbe ritrovato, diciamo, attaccato da una serie di organi regolatori, tra cui per esempio la Fed, che solo dopo poi ha pronunciato una serie di disposizioni anche in relazione a quel tipo di operazione e nelle modalità con cui furono raccolti quei soldi. Quindi, diciamo, per rispondere alla tua domanda nel modo più semplicistico possibile, the code is law va bene, ma in realtà deve essere contemperato dal diritto. Già oggi esistono degli strumenti di diritto per poter regolare situazioni di questo tipo, ed è un bene che ci sia stato quell'incidente informatico. Non è un danno per Ethereum, è un grande contributo in realtà per l'intera comunità cripto, perché a seguito di quell'errore sono state poste una serie di contromisure. Già oggi noi lavoriamo con Marco, con Raffaele, su clienti comuni con cui studiamo questo tipo di problematica e cerchiamo in qualche modo di prevenire per quanto possibile, naturalmente. Quindi
Ancora una volta credo che l'innovazione tecnologica detti legge, questo è sicuro, perché la legge viene sempre un po' dietro e guarda necessariamente il passato, però forse abbiamo bisogno anche di un legislatore illuminato che non vada a regolamentare in dettaglio ogni singola situazione rincorrendola, come forse in parte è accaduto anche con la PSD2, ma dettando delle linee guida, io faccio sempre il paragone con Asimov, poche regole semplici, ma che definiscono un perimetro entro il quale non potersi spostare. Bene, mi piace questa citazione di Asimov, che tra l'altro è uno dei miei scrittori di fantascienza preferiti. Beh, diciamo che trovo molto interessanti gli spunti che abbiamo portato in questa discussione. Adesso siamo verso l'ultima carrellata di domande e poi chiudiamo per rimanere sempre all'interno dell'ora che questi webinar hanno come durata mediamente. Raffaele, so che tu hai collaborato alla scrittura di un libro dove si tratta di questi argomenti, dove ci sono stati approfondimenti da parte di vari esperti. Ci vuoi raccontare un attimo qual è stata l'esperienza? Soprattutto lo cito anche perché penso che sia utile avere dei riferimenti a partire dai libri e le risorse anche che si trovano su internet, ovviamente, che siano riferimenti in grado di dare delle informazioni chiare e autorevoli alle persone che si avvicinano a questa tecnologia, alle criptovalute, e vogliono capire meglio e avere soprattutto delle informazioni date da esperti, diciamo, che conoscono approfonditamente il settore. Qual è stata l'esperienza col vostro libro e che cosa, e per chi soprattutto può essere utile leggerlo? Se ce ne vuoi parlare brevemente. Beh, volentieri Francesco, grazie. Innanzitutto Marco e io siamo i co-curatori di questo volume, di cui Massimo è anche autore di un capitolo. Abbiamo deciso di affrontare i temi dei blockchain e di smart contract, ovviamente con un accento legale, ma abbiamo voluto che questo libro potesse essere fruito anche da non giuristi, per cui abbiamo chiesto l'intervento anche di tecnici, per cui il libro cerca in qualche modo di raccontare una storia partendo dalle origini della blockchain, spiegando le varie tipologie di blockchain pubblica, privata, federate, eccetera, spiegare che cosa sono gli smart contract da un punto di vista tecnico, per poi affrontare i vari temi giuridici, per esempio il GDPR, la normativa italiana su tecnologia registro distribuito, smart contract, il tema degli oracoli, con una carrellata finale di applicazioni specifiche. Abbiamo individuato una serie di settori, secondo noi, più rilevanti, raccontando cosa sta succedendo nel mondo, passando dalla tokenizzazione degli immobili, quindi le smart properties, per passare alla risoluzione delle controversie online con tecnologia blockchain, al settore assicurativo, al settore finanziario, e con un'appendice conclusiva che ci fa sempre piacere ricordare, di smart contract, ossia abbiamo chiesto a uno sviluppatore di individuare quelli che sono gli smart contract su Ethereum più importanti, gli standard riconosciuti, gli ERC, cui Massimo faceva riferimento prima, spiegando che cosa sono quel codice scritto in questi vari smart contract, che cosa significa. Quindi abbiamo cercato di creare un testo che possa essere utile sia per i giuristi che vogliono approfondire i temi giuridici, capendo anche quelli che sono gli aspetti tecnici, che dal mio punto di vista una tecnologia di questo tipo necessita una comprensione degli aspetti tecnologici per poter poi capire come applicare i principi giuridici. È un testo che potesse essere di interesse anche a un non giurista per capire quali possono essere i risvolti legali, qualora conosca soltanto gli aspetti tecnologici. È un impegno che ci ha portato via qualche mese, gli autori credo siano più di 20 o qualcosa del genere. Un aspetto, io penso che l'aspetto più delicato, ma credo che Marco e Massimo potranno confermare, è stato decidere quando uscire con il libro.
perché eravamo in procinto di ricevere le linee guida dell'AGID che erano previste per il 13 maggio del 2019. Allora ci siamo detti, bene, aspettiamo un attimo che escano le linee guida, così poi possiamo far uscire un libro che sia aggiornato anche alle staremo linee guida. Staremo ancora meno male che non avete aspettato. Abbiamo aspettato maggio, abbiamo aspettato giugno, abbiamo aspettato luglio, detto, bene, ragazzi, usciamo. Perché avevamo il terrore che queste linee guida potessero stravolgere tutto il lavoro fatto, quindi poi poteva anche essere esatto. Meno male che esatto. Siete andati avanti, esatto. Quindi questa è la storia, è stata un'esperienza davvero, davvero gradevole e sfidante, perché comunque abbiamo con Marco abbiamo appunto gestito una ventina di autori, uno più bravo dell'altro, e insomma io sono davvero soddisfatto del risultato, ecco. Bene, Marco, ultima domanda. Tu sei cofondatore di una società che si chiama LT42, che è una specializzata, diciamo, nell'ambito legal tech. Oggi è particolarmente difficile, secondo me, tenere, come dire, essere aggiornati sia dal punto di vista legale che dal punto di vista tecnologico. Quindi, come fate voi, diciamo, a riuscire a star dietro a questa innovazione tecnologica che nel settore cripto è particolarmente rapida? Perché rispetto ad altri settori tecnologici, diciamo che la rapidità di crescita, di innovazione è ancora superiore. E come fate a affrontare, diciamo, un servizio di questo tipo in maniera sempre adeguata a quello che poi il mercato propone, quello che poi sono le problematiche reali che vengono fuori? Beh, come dicevo prima, lo sviluppo tecnologico corre e correrà in futuro a una velocità a cui l'uomo non riesce a stare dietro da solo. Quello che con Giuseppe Vaciago, il mio socio, Teo Flora, abbiamo cercato di fare è una soluzione che secondo me piacerà a tutti i bitcoiners e a tutti gli amanti delle criptovalute e della blockchain. Perché dico questo? Perché la soluzione è nella decentralizzazione. LT42 non riuscirebbe, per lo staff che ha attualmente in ufficio, a stare dietro a fenomeni come la blockchain, l'intelligenza artificiale, la document automation e una serie di altri temi che coinvolgono il diritto e le tecnologie. E quindi la soluzione è stata di creare non una società esclusiva, ma un hub inclusivo, tanto è vero che con LT42 collaborano Massimo, collabora Raffaele, ma non collaborano soltanto avvocati, collaborano anche sviluppatori, comunicatori e una serie di altre professionalità che insieme riescono in qualche modo a stare dietro a tutti quei fenomeni nuovi che da soli un avvocato probabilmente non riuscirebbe, 1, 2, 10 avvocati non riuscirebbero ad affrontare. Quindi è tramite il peer-to-peer, diciamo, ma da un altro punto di vista la sfida per il futuro è soprattutto quella della, ed è stata toccata nel corso di questa chiacchierata, dell'internazionalizzazione, nel senso che anche dal punto di vista imprenditoriale, se io devo decidere come imprenditore di seguire il mercato italiano, è un mercato in cui dal punto di vista pratico ci sono pochi progetti perché molti di voi sono andati a lavorare all'estero, insicuro dal punto di vista normativo perché appunto aspettiamo delle linee guida o gli interventi sono restrittivi e non open mind magari, è evidente che anche per noi la soluzione non è che quella di creare delle partnership con delle startup internazionali. Motivo per cui anziché partire dall'inizio con gli smart contract abbiamo ad esempio deciso di collegarci a Giurre, ad Alessandro Palombo che Raffaele e Massimo conoscono bene. In questo modo probabilmente seguiremo una strada che è più internazionale e per uno studio per una realtà legale italiana è difficile pensare di andarsi a proporre all'estero. Solitamente quello che è sempre stato fatto è che grossi studi internazionali, grosse realtà venissero in Italia. Io, Massimo e Raffaele cerchiamo di collaborare per esempio con Emezix, per esempio con altre realtà
all'estero, perché vediamo che sullo scenario internazionale forse c'è qualcosa da dire, c'è qualcosa da seguire, e invece su quello nazionale probabilmente l'aria è ancora stantia, nel senso che si discute molto ma si produce poco. Non vorrei chiudere con una nota di pessimismo, però probabilmente difficilmente nei prossimi mesi, da qui alla fine dell'anno, vedremo qualcosa di interessante a livello nazionale. Non so cosa ne pensano Massimo, Raffaele, e siamo evidentemente impantanati in una situazione di emergenza che coinvolge altri temi, altri argomenti, anche solo nella cerchia ristretta dell'informatica e dell'informatica applicata al diritto, no? Si parla di dati personali, si parla di applicazioni, si parla di diritto d'autore per proteggere le stampanti 3D e i progetti per i respiratori. Difficilmente vedremo lo sviluppo nel settore delle criptovalute. Noi appassionati tecnici del diritto, ma voi imprenditori, non possiamo rimanere fermi a quello che non accade in Italia. Probabilmente volgeremo la nostra attenzione all'estero, quindi questo mi lascia un po' amaro in bocca, ma è la dura realtà. Benissimo, ultima battuta e poi chiudiamo. Abbiamo visto che Libra ha dovuto un po' rivedere la propria originale proposta tecnologica, economica, finanziaria, e abbiamo visto proprio oggi Telegram, si accennava anche prima, Telegram ha annunciato ufficialmente che abbandona il progetto della sua blockchain, abbandona l'emissione del suo famoso Gram, il suo token. Quindi mi sembra che alla fine le monete delle corporation, perché a me piace fare sempre questa distinzione fra moneta governativa, moneta aperta, che è per dire Bitcoin, e moneta delle corporation, che può essere Libra o Gram. Ecco, quindi Massimo, una battuta finale. Sembra che queste blockchain non resistano all'assalto, diciamo così, del regolatore o dell'autority, mentre Bitcoin gode di buona salute. Sembra che dopo quest'halving si sia ripreso più rapidamente, per esempio, del mercato azionario, e quindi forse adesso ci sarà il distacco fra Bitcoin e forse anche Ethereum rispetto alle altre monete. Cosa ne pensi tu? Ma allora, delle criptovalute di Stato e delle valute digitali risponderei come una scena di Paolo Villaggio, un film di Fantozzi, anche perché esiste una contraddizione in termini tra ciò che è il mondo della crittografia, della decentralizzazione, e le criptovalute e le monete di Stato, le monete digitali. Al contrario, credo che le monete digitali gestite direttamente, per esempio in un conto Fed, come le ultime due proposte del marzo 2020 negli Stati Uniti, sono alquanto pericolose, perché consentono un controllo immediato di tutte le nostre spese senza neanche il filtro, diciamo, bancario, e quindi francamente dal lato privacy mi preoccupano parecchio. Certo, diciamo, il tema è abbastanza ampio, perché mi rendo conto che Bitcoin oggi sta dimostrando, molti dicono l'halving non è esploso, non c'è una crescita di valore. No, in realtà è un evento incredibile, cioè nel momento in cui tutte le valute del mondo sono arrivate a un livello di svalutazione eccezionale, oggi noi lo chiamiamo il bazooka, lo chiamiamo fare tutto quello che possiamo, no? Insomma, ci sono i quantitative easing, ci sono parole molto belle per dire la stessa identica cosa, svalutazione. Prima si parlava di svalutazione, poi diciamo è diventata una brutta parola. Quindi mentre tutte le valute del mondo si svalutano, Bitcoin continua lentamente ad abbassare la sua quota di emissione. Oggi siamo a 16 milioni di Bitcoin emessi, nei prossimi 150 anni verranno emessi i restanti 5 milioni. Quindi ci rendiamo conto di stiamo vivendo un momento molto particolare, molto importante, che rimarrà nei libri di storia, e quindi Bitcoin andrà sicuramente avanti. Le altre valute, che dire, Libra c'è poco da dire, nel senso che era chiaramente una manovra speculativa, forse anche forzata da parte di Facebook. Sono convinto che Facebook comunque andrà avanti, nel senso che molto probabilmente farà una sua moneta all'interno dell'ecosistema del social network, e quindi riuscirà comunque nel suo intento. Ciò non di meno, la filosofia che sta dietro Bitcoin sta prendendo piede. Guarda, non voglio rubarti molto tempo, ma il protocollo di Satoshi Nakamoto secondo me contiene delle verità incredibili che in un momento di coronavirus si stanno rivelando eccezionali, cioè il concetto di decentralizzazione, il concetto di non creare accentramenti anche urbanistici, paradossalmente, è una filosofia che potrebbe diventare un sistema di vita. Quindi lunga vita Bitcoin. Sono d'accordo totalmente, grazie, è stato veramente interessante, vi ringrazio
per aver partecipato, per averci portato la vostra esperienza e il vostro punto di vista. Ringrazio chi ci ha seguiti, invito tutti a seguire la pagina Facebook di Brightnode e il canale YouTube, dove continueremo a pubblicare questi webinar a cadenza più o meno settimanale. Saluto tutti e ancora grazie. A presto. Ciao Francesco, ciao a tutti.